Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanali da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questo è il primo passo decisivo di Pietro sulla strada del discepolato, il discepolo Gesù. Accusare se stesso: sono un peccatore. Il primo passo di Pietro è questo, e anche il primo passo di ognuno di noi, se vuole andare nella vita spirituale, nella vita di Gesù, servire Gesù, seguire Gesù, deve essere questo: accusare se stesso. C'è gente che vive sparlando degli altri, accusando gli altri, e mai pensa se stesso. E quando vado a confessarmi, come mi confesso? Come i pappagalli, bla 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 bla, ho fatto questo, 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 ma il cuore ti tocca quello che hai fatto? Tante volte no. Tu vai lì a fare la cosmetica, a truccarti un po' per uscire bello, ma non è entrato nel tuo cuore tutto, perché tu non hai lasciato posto, perché non sei stata capace di accusare te stesso. Io faccio questo? Una bella domanda per arrivare al cuore. Chiediamo oggi al Signore la grazia di trovarci davanti a Lui con questo stupore che dà la Sua presenza, e la grazia di sentirci peccatori, ma concreti, e dire come Pietro: allontanati da me perché sono un peccatore.